in Svizzera, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Nigeria, in Arabia Saudita, dicendo io entro perché non riconosco i confini e poi vediamo dopo quanti minuti viene rimesso sull'aereo. È un problema che arriva però a queste dimensioni per colpa della politica, che ha ceduto negli anni troppo spazio, troppi margini di interpretazione alla magistratura. Se i padri costituenti misero in Costituzione la protezione per gli eletti dai cittadini, evidentemente non l'avevano fatto a caso, perché in questo momento l'equilibrio fra poteri non esiste. C'è un potere che ha più potere di altri, lo dico col massimo rispetto per quella parte di magistratura che esercita in maniera libera, indipendente e terza il suo mandato, però c'è una parte sicuramente minoritaria di magistratura che vuole fare in tribunale quello che i cittadini non le permettono di fare col libero voto, e quindi io penso che la politica debba farsi un serio esame di coscienza e correre ai ripari, non per il problema del mio processo, ma perché ogni sindaco è in balia del PM di turno, ogni governatore, di qualunque colore politico, perché sono caduti comuni e regioni di destra e di sinistra, con poi delle assoluzioni con formula piena dopo qualche anno, saluti, arrivederci e grazie. Ministro, la sua risposta mi dà lo spunto per altre due domande, che faccio in seguito così le metto insieme. La prima, lei dice, se i padri costituenti avevano inserito in Costituzione una protezione sostanzialmente per gli eletti dal popolo, allora la domanda è, ma bisogna reintrodurla questa protezione? E la seconda domanda, ma siccome lei dice c'è un potere della Repubblica che sta invadendo un altro potere, che è quello legislativo ed esecutivo, che cosa serve? Basterà la riforma della giustizia del ministro Nordio a rimettere in ordine le cose oppure no? Sulla prima domanda sono l'ultimo titolato a rispondere, siccome sono a processo, quindi qualunque risposta io dessi sarebbe letta. No, io direi che, ma non solo per gli eletti in Parlamento, io dico per gli eletti anche a fare i sindaci e per gli eletti a fare i governatori di regione. Una forma di tutela e di protezione rispetto alle invasioni di campo, secondo me, sarebbe sacrosanta. Poi ci ragionerà il Parlamento e ci ragionerò io una volta finito il processo, perché ovviamente da non più indagato, da rinviato a giudizio con 6 anni di carcere come richiesta della pubblica accusa, non chiedo nulla per me, ritengo che la via finale sia la soluzione e non nessun timore, nessun pentimento, nessun patteggiamento o niente di simile. Però ovviamente, essendo parte in causa, preferisco non lasciare spazio a chi potrebbe polemizzare. Il problema c'è perché se domani il PM di turno si alza con il piede sbagliato e decide di indagare su quel sindaco del comune di 2000 abitanti, gli rovina la vita, poi magari dopo 5 anni il sindaco viene riabilitato, ha perso il lavoro, ha perso il mandato, ha perso la moglie, ha perso gli affetti, ha perso la dignità, ha perso gli amici, ha perso tutto. Quindi una responsabilità personale anche dei magistrati che sbagliano ovviamente per me sarebbe assolutamente doverosa e sacrosanta, perché è l'unica professione dove anche in caso di errore e condolo nessuno paga le conseguenze dei suoi errori, e quando rovini la vita a un essere umano devi pagarne le conseguenze, non puoi venire impunemente a piazzetta a Portofino dopo aver arrestato ingiustamente qualcuno. Io penso che sia assolutamente sì, il medico se sbaglia paga, l'architetto se sbaglia paga, il barista, il pizzaiolo, il giornalista, il politico se sbaglia paga. C'è solo una professione in Italia che se sbaglia con dolo non paga, e penso che non anzi, sia sano. Qualche volta si viene promossi, come dimostra il caso Tortora. Ma lei rivedrebbe anche la legge Severino? Sì, perché decadere senza una condanna in via definitiva è barbaro. Se in Italia sei colpevole dopo 3 gradi di giudizio, non capisco perché uno debba decadere a volte senza una sentenza in via definitiva. E ripeto, non riguarda il reato di sequestro di persona che mi coinvolge, però ecco, un riequilibrio di poteri. Le riforme di Nordio sono una parte del puzzle, non sono tutto il puzzle. Finché non ci sarà una separazione delle carriere e un Consiglio Superiore della Magistratura, sono robe tecniche ma molto concrete, i giudici sostanzialmente giudicano se stessi, e quindi male che vada, ma proprio in caso di colpa gravissima, se proprio vieni colto con le mani nella marmellata, il peggio che ti possa capitare
è il trasferimento. Tu capisci che però invece di fare un danno a Savona lo vado a fare a Potenza, invece di fare danno a Belluno lo vado a fare alla Spezia, non cambia nulla. Quindi ci dovrebbe poter essere anche l'istituto, ma questo vale per tutto il comparto del pubblico impiego, lo dico da Ministro. Nel privato, se lavori bene, hai un premio, vieni promosso e avanzi di carriera. Se sbagli, puoi essere licenziato. Io penso che nel pubblico impiego, lo dico da Ministro, ci siano tante persone che fanno benissimo il loro lavoro. Il Ministro delle Infrastrutture ovviamente coordina anche i lavori degli 11.000 uomini e donne della Guardia Costiera, che saluto e che sono qua, Ferrovie dello Stato, ANAS, quindi ci sono decine di migliaia di donne e di uomini che si fanno un mazzo così e spesso lavorano anche in più rispetto all'orario previsto senza avere un euro di riconoscimento. Però in questi anni da Ministro mi sono imbattuto anche in persone che anche a livello apicale non sono in grado di fare il loro lavoro. E anche lì cosa posso fare? Al massimo spostarle di ufficio. Tu capisci che però se fai un danno al terzo piano e se ti sposto al secondo, il danno lo fai al secondo. Anche nel pubblico impiego, a fronte di palese inettitudine, si dovrebbe poter lasciare a casa qualcuno che non è in grado di fare il suo lavoro. Io penso che dovrebbe funzionare così se lo Stato fosse un'azienda fondata sul merito. Però abbiamo ancora 3 anni davanti, non abbiamo neanche 2 anni di mandato alle spalle, quindi già in questi quasi 2 anni mi sembra che si sia notato che volere è potere. Abbiamo ancora 3 anni per riportare l'Italia in un contesto di evoluzione, di meritocrazia che l'Italia merita. Ministro, questa è stata anche l'estate dei complotti, complotti annunciati, spioni veri che a quanto pare guardavano degli atti che non avrebbero dovuto vedere e non se ne capisce l'uso. C'è un'inchiesta della magistratura, c'è un'inchiesta della procura di Perugia, c'è addirittura la commissione, il COPASIR, la Commissione sui Servizi Segreti, che sta indagando, perché c'è il sospetto che questi dossier, i famosi dossieraggi, la storia della Repubblica accompagnata dalle minacce di dossier per ricattare o per danneggiare questa o quella parte politica, ma in questo caso addirittura sarebbe una cosa, lo dice il Procuratore Nazionale Antimafia, sarebbe una cosa enorme, perché ci sarebbero centinaia di migliaia di atti che sono stati illecitamente acquisiti e diffusi. Che ne pensa? Io penso che sarebbe meritevole di andare fino in fondo e quindi anche di una commissione d'inchiesta parlamentare, con tutti i poteri inquirenti che una commissione d'inchiesta parlamentare avrebbe, perché lo traduco per chi magari ovviamente ha altro di cui occuparsi durante la giornata, qua non il dubbio, la certezza emersa in questi mesi è che ci fossero alcuni dipendenti pubblici infedeli, Guardia di Finanza e Magistratura, che entravano nei conti correnti bancari non di alcuni politici ma di alcune migliaia di italiani abusivamente, dando poi a dei giornalisti il frutto del loro dossieraggio e del loro spionaggio dal buco della serratura. Io penso che nessuno sia titolato a entrare nel conto corrente di una persona se non ci sono motivi di inchieste o provvedimenti giudiziari in corso. Quindi sicuramente non l'hanno fatto di loro spontanea volontà. Non c'è un dipendente infedele della finanza che con un magistrato infedele e alcuni giornalisti sporcaccioni hanno deciso di spiare alcune migliaia di italiani per danneggiarli. È chiaro che c'era un chiaro disegno dietro, poi anche qua sarò sfortunato perché stando agli atti di queste migliaia di persone intercettate, ma medici, avvocati, professionisti, imprenditori, persone per bene, il partito più spiato è ce l'avete qua, e quindi anche qua fra centinaia di dossier gli esponenti politici a partire da me, però sui miei conti trovano poco, però quando scopri leggendo il giornale che hanno spulciato nei conti correnti della mia compagna, di amici, di parenti, di familiari, questo può succedere in Venezuela,
in Corea del Nord. Questo poteva succedere in Unione Sovietica, non nell'Italia del 2024. Ministro, ma lei pensa che ci fosse o che ci sia addirittura, visto che alcune di queste acquisizioni sono state fatte anche dopo che era stata avviata l'inchiesta, lei pensa che ci sia un disegno politico? Mi sembra evidente. O è una coincidenza che il 95% degli spiati e intercettati fossero di centrodestra, però ci sono dei bambini. Io fino alla terza elementare, il 24 dicembre, aspettavo Babbo Natale. Perché fino alla terza elementare i regali non li portavano mamma e papà, ma li portava Babbo Natale. Poi ricordo ancora oggi che alle scuole elementari, in via delle Forze Armate a Milano, un mio compagno di classe mi svelò, ahimè, il mistero, e quindi mi indusse ad andare a cercare nell'armadio, cosa che purtroppo feci, e quindi a 8 anni purtroppo ho smesso di credere a Babbo Natale. Se il 95% dello spionaggio a carico della politica è fatto nei confronti della Lega e del centrodestra, o è una coincidenza o qualcuno aveva un vantaggio a quell'attività di spionaggio. Quindi io penso che una commissione d'inchiesta parlamentare potrebbe avere gli strumenti per arrivare a nomi, cognomi, indirizzi e codici fiscali di chi ha usato, ripeto, il grave dei dipendenti pubblici che invece di lavorare per il pubblico interesse facevano gli interessi di qualcun altro. Senta Ministro, resto all'attualità, perché un paio di giorni fa è uscita la notizia che ci sarebbero dei problemi per la costruzione del ponte, del famoso ponte di Messina, perché uno dei piloni sarebbe su una falla che rischierebbe di creare una serie di problemi di stabilità all'infrastruttura. Che ne pensa? Ma che chi dice questo non attacca Matteo Salvini. Il ponte sullo stretto, come tutti i ponti, il ponte Manzoni a Lecco, i ponti in Sardegna, i ponti in Veneto, non li fanno i ministri, li fanno gli ingegneri. Il ponte sullo stretto è studiato da alcune centinaia di ingegneri. La società che farà i lavori del ponte è un trust italiano, spagnolo, danese e giapponese, con consultor americani. Quindi se alcune centinaia di ingegneri di tutto il mondo hanno fatto quel disegno, hanno fatto quel progetto, hanno scelto quella zona per le due torri di 400 metri che sosterranno cavi d'acciaio che terranno per alcuni secoli in piedi il ponte a campata unica più lungo al mondo, che verrà studiato dai cinesi, dai turchi, dai giapponesi, ecco, il ministro potrebbe sbagliare, perché non è il mio mestiere, ho fatto storia all'università, non sono esperto di pilastri. Centinaia di ingegneri, di geologi, di architetti, di consulenti e di professionisti non mettono delle travi su faglie sismiche. Il ponte è fatto per resistere ai terremoti. Ho imparato, perché anche i ministri fortunatamente imparano, ho frequentato più ingegneri in questi 2 anni che nei 49 anni precedenti. Più alta è una struttura, meglio resiste alle onde sismiche. Quindi anche in caso di terremoto come quello che distrusse Messina nel secolo scorso, l'unica struttura che mi rimarrebbe, secondo le stime degli ingegneri, Dio non voglia, sarebbe il ponte. Quindi è chiaro che, ecco, l'unica amara riflessione, direttore, è che io giro l'Europa e il mondo per lavoro incontrando i miei colleghi ministri. La politica ovunque nel mondo, negli Stati Uniti, in Nord Europa, in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, si divide sui grandi temi. Cioè fra la Lega e un parlamentare di sinistra abbiamo idee diverse sull'immigrazione, sull'autonomia, sul premierato, sulla giustizia, ma sulle infrastrutture solo in Italia si riesce a fare opposizione politica su una galleria come la TAV, sulle barriere mobili del Mose, sull'alta velocità, su un aeroporto, su un ponte. Il ponte che unisce Sicilia e Calabria unisce il paese, non è il ponte fra Messina e Reggio, è l'alta velocità Palermo, Reggio, Roma, Milano, Berlino, Helsinki. È una competitività, è un orgoglio, è un passo in avanti per le due province a più alto tasso di disoccupazione giovanile in Europa, come Messina e Reggio Calabria. Quindi io l'appello lo faccio sempre agli amici della sinistra: dividiamoci sul resto, datemi del razzista, dello xenofobo,
Ma il ponte, fare la guerra su infrastrutture che servono ai cittadini, la diga di Genova, la gronda di Genova. C'è qualcuno che riesce a essere contrario alla gronda di Genova che ti porta fuori il traffico, il caos, l'inquinamento dal centro della città? Ecco, io spero che almeno le opposizioni nei prossimi anni facciano opposizione, perché è loro diritto e dovere farlo su tutto, ma non le infrastrutture. Quello è terrorismo. Dire che uno costruisce un ponte per farlo crollare perché c'è la faglia, o per farlo cadere perché c'è il vento, o perché non ci passino sotto le navi, o disturbi passerotti, disturbi pesciolini. Le infrastrutture sono la spina dorsale di un paese, il mio obiettivo è di approvare il progetto definitivo entro anno e partire finalmente, dopo un secolo di chiacchiere, con i lavori per il ponte sullo Stretto. Quando? Entro la fine di quest'anno. Già a partire con i lavori? Se la valutazione di impatto ambientale andrà bene entro novembre, vuol dire approvare il progetto definitivo con tutto il cash conseguente entro la fine dell'anno. Appena c'è l'approvazione del CIPES, Comitato Programmazione Economica, conto entro dicembre, si può partire con l'allestimento dei cantieri. Qui ovviamente tempo di realizzazione dell'opera, secondo le società 7 anni, quindi se parti nel 25 il primo treno, perché ci sono 2 binari ferroviari e 6 corsie stradali, primo treno, prima moto, primo camper, primo autobus nel 2032, con un maggiore PIL studiato di 20 miliardi di euro e posti di lavoro diretti e indiretti stimati dalla società Stretto di Messina di 120.000 lavoratrici e lavoratori. Ecco, fermare un'opera pubblica del genere non è un dispetto a Salvini, ma è un dispetto all'Italia, e questo proverò a evitarlo in ogni maniera. Lei ha detto prima: dividiamoci su tutto, mediano del razzista, xenofobo, sì, e tutto via. Tanto lo fanno già. Quindi. Tanto lo fanno già, ma una delle accuse principali che le viene mossa è quella di voler dividere l'Italia sul tema dell'autonomia. Fra l'altro ho letto, se non sbaglio oggi, che la commissione per i LEP, i livelli essenziali di prestazioni, già sarebbe un problema, perché avrebbe stimato che in questo modo le regioni del sud perdono soldi. Che risponde? Che l'Italia oggi è divisa. La sanità campana è come la sanità lombarda, no? L'istruzione garantita ai ragazzini in Puglia o in Calabria è come quella garantita in Veneto o in Liguria? No. Oggi c'è l'autonomia? No. Oggi c'è uno Stato centrale che dice tutto a livello centrale. Nel mondo dare più poteri ai territori significa premiare chi governa bene e tagliare gli sprechi. Quindi, siccome per 70 anni il centralismo ha portato a una grande differenza fra servizi pubblici al nord e servizi pubblici al sud, con uno spreco di denaro inenarrabile, probabilmente dare più potere ai territori significa responsabilizzarli. Quindi faccio un esempio molto concreto: i beni culturali. Cioè, i beni culturali, io sono stato in Calabria, vacanza, terra straordinaria, mare straordinario, cucina straordinaria. Sulle infrastrutture c'è qualche decennio da recuperare e stiamo lavorando sulla progettazione della Salerno-Reggio Calabria, alta velocità, sulla 106 in Calabria, 3 miliardi di appalti partiti, la A2, quindi stiamo lavorando sui porti, sugli aeroporti, Lamezia-Reggio, va bene. Però il problema è che lì in passato i miliardi che hanno avuto in più rispetto alla Liguria li hanno spesi male, evidentemente. Se in Liguria ci sono porti, porti turistici, infrastrutture, avendo meno soldi, ospedali. E in Calabria perché ce n'è qualcuno. Il tema della sanità è uno dei temi principali. Perfetto. Nel dibattito politico. E quindi l'obiettivo è di dare sui beni culturali, ad esempio, gestiti da Roma, musei bellissimi chiusi, gli hai i bronzi di Riace, gestisce a livello regionale quello che oggi lo Stato centrale non ha voglia o non ha la possibilità di gestire, lo fai a livello territoriale. Se incassi un euro in più, un biglietto in più o crei un posto di lavoro in più, quell'euro in più te lo tieni sul tuo territorio e lo investi in sanità. Se riesci a fare a livello locale, a Genova, a Reggio Calabria, meglio rispetto allo Stato centrale quello che lo Stato non riesce a fare. Quindi no, non c'è un trasferimento di denaro, semplicemente chi è bravo ad amministrare, come se fosse la concorrenza fra Portofino, Santa Margherita e Rapallo. Chi è più bravo a risparmiare e a gestire meglio i servizi sul territorio tiene i soldi sul suo territorio e abbassa le tasse per i cittadini del suo territorio. Chi sono gli unici ad averne paura? I politici incapaci.
Ma lei, evidentemente quelli. Ma lei è preoccupato per il referendum che sicuramente a quanto pare ci sarà sul tema dell'autonomia differenziata? No, perché quando gli italiani votano bisogna sempre rispettare il voto degli italiani. Sono preoccupato zero sul referendum sull'autonomia, referendum sullo ius soli. Non ci arriviamo su quello, ma mi dica solo una cosa, se per caso si perdesse, la maggioranza perdesse questo referendum, dovrebbe dimettersi il no, governo? No, a parte il fatto che io penso che gli italiani abbiano voglia di modernità e di futuro, sull'autonomia come sul nucleare, io sono convinto che domani ci fosse un referendum sul nucleare gli italiani voterebbero in maggioranza sì, perché continuare a pagare la bolletta più cara dei vicini francesi per dire di no ideologicamente al nucleare è una follia, e quindi non ho assolutamente nessuna paura. Il governo va avanti fino al 2027, possono farne quindi anche... non si dimette anche no, se perdesse farne anche il referendum sull'autonomia? No, cosa c'entra? Sarebbe un problema per l'Italia, cioè, sarebbe un danno per l'Italia, ma non... il governo va avanti fino al 2027 qualunque cosa accada. Cosa ne pensa invece del referendum sulla cittadinanza? Per ridurre il periodo per ottenere la cittadinanza, per consentire agli immigrati di ottenere la cittadinanza? Che già oggi l'Italia, con la norma vigente, è il paese europeo che concede più cittadinanza ai cittadini stranieri. Quindi, qual è il paese europeo che concede più cittadinanze? L'Italia, più della Francia, più della Spagna, più della Germania. Quindi, se già con la norma di oggi sei quello che concede più cittadinanze, per quale motivo devi accelerare ulteriormente? Come Lega stiamo depositando un disegno di legge che prevede qualcosa di diverso, ovvero sia togliere la cittadinanza agli stranieri che delinquono in Italia, perché invece di dare più cittadinanze, la cittadinanza a 18 anni va voluta, va pensata, va conquistata come la patente, come il diritto di voto, non è un biglietto al Luna Park. Purtroppo ci sono tanti cittadini stranieri. Su 5 milioni di stranieri la stragrande maggioranza per fortuna sono persone per bene, altrimenti lavorano e pagano le tasse assolutamente in Liguria come a Milano come in tutta Italia e sono i benvenuti. Il problema sono i tanti a cui è stata concessa la cittadinanza negli anni passati e che se anche vengono beccati a spacciare, a stuprare, a rapinare, a uccidere non possono essere allontanati e non puoi ritirare la cittadinanza, perché oggi la norma prevede che solo per reati legati al terrorismo si possa ritirare la cittadinanza. Ora, siccome dandoti la cittadinanza io ti do la fiducia, ti do le chiavi di casa mia, ti invito a costruirti un futuro in casa mia, ti do la scuola, ti do la sanità, ti do la pensione, ti do tutto, se ti apro le porte di casa mia e tu in casa mia spacci, stupri o uccidi, io devo poterti ritirare la cittadinanza e rimandarti al tuo paese. Io penso che sia democratico e civile così. Senta Ministro, le piace la nuova Commissione europea? Ma soprattutto, che idea si è fatto? In che direzione va questa nuova Europa? Non sono abituato a pregiudicare, quindi vediamo se entreranno in funzione, lo sapremo a dicembre. Sicuramente alcune dichiarazioni della Presidente von der Leyen sono preoccupanti, perché quando facendo la stessa cosa vai a sbattere contro il muro per 5 anni, forse al 6° anno capisci che devo cambiare verso. Faccio l'esempio del cosiddetto Green Deal, delle politiche ambientali. Ora, alzi la mano chi qua in piazzetta a Portofino può dire me ne frego dell'ambiente, no? Tutti vogliamo l'acqua pulita, l'aria pulita, la raccolta differenziata, il bene dei nostri figli, eccetera, eccetera. Però altrettanto importante è il lavoro delle persone, l'industria, l'impresa, il commercio. Quindi far finta che non sia un'idiozia mettere al bando, mettere fuori mercato, mettere fuori legge dal 2035 tutte le auto e i motori a diesel e a benzina è folle, perché significa regalare alla Cina il futuro del nostro paese e lasciare a casa alcuni milioni di lavoratori. Quindi io ci tengo all'ambiente, però non vorrei avere una Portofino iper green con alcuni milioni di disoccupati in più. Io penso che occorra buon senso, occorra pragmatismo, poca ideologia. Tenete presente che stando
ai rilievi ingegneristici, un'auto elettrica prodotta oggi in Cina, dal pozzo alla strada, emette di più, inquina di più e costa di più di un Euro 6 diesel prodotto in Italia. Quindi se la Commissione riconoscerà l'errore fatto, viva viva. Se invece per ideologia continuano ad andare avanti, vuol dire che avremo un'Italia più inquinata e più disoccupata, e come Lega faremo di tutto per impedire questo scempio, perché il settore dell'auto per l'Italia è fondamentale. Io sono stato a Torino a inaugurare il Salone dell'Auto 2 settimane fa e i primi 5 stand erano 5 marchi cinesi, BYD, Dongfeng, e anche grandi marchi italiani e europei hanno dovuto avere partnership cinesi. Ora io sono per il libero mercato e ognuno fa quello che vuole, però è chiaro che è un suicidio economico, perché tenete presente, ultimo dato che vi do, uno dice con tutti i sacrifici che ci stanno chiedendo, direttore, e con tutte le tasse, con tutti i divieti e tutti i regolamenti, sarà diminuito l'inquinamento, saranno diminuite le emissioni di CO2 nell'aria. Il 2023 è l'anno record mondiale storico di emissioni di CO2 nell'aria. Perché? Perché l'Europa, per questi divieti idioti, ha ridotto di 200 milioni di tonnellate il CO2. La Cina le ha aumentate di 500 milioni. Quindi noi andiamo in giro in monopattino a Santa Margherita facendo la raccolta differenziata col tappino che non si stappa dalla bottiglia per non inquinare, mentre in Cina, per darci le batterie elettriche, bruciano carbone come se non ci fosse un domani. Questa non è politica green, questa è politica idiota. E a me la sciocchezza dà terribilmente fastidio. E faremo di tutto per cambiarla. Ministro, se mi dà delle risposte telegrafiche, le faccio ancora 2 domande, perché non voglio fare una domanda. Una domanda me l'aspetto sul derby. No. Derby. No, di Milano, non di Genova. Di Milano. No, di Milano, è andato. C'è qualche interista? Qua, sì. Troppo. Qua. Aia, ti puoi girare alla tua destra. Comunque mi spiace, all'89esimo non ho assolutamente esultato, sono rimasto composto e garbato come quando in Parlamento parla la Boldrini. Uguale. Ho avuto un atteggiamento. Lo stesso atteggiamento uguale. Di ghiaccio. Sì. Ministro, mi dica una cosa, che ne pensa invece della posizione italiana sulla fornitura di armi all'Ucraina? Secondo lei bisogna rivederla, bisogna ripensarci? L'Europa dovrebbe fare qualche riflessione su quello che sta accadendo? Tanto do il benvenuto all'amica Daniela. Io penso che aiutare l'Ucraina a difendersi sia sacrosanto, penso che sia scellerato e pericoloso ipotizzare che quelle armi difensive possano andare a colpire, a uccidere, a bombardare in territorio russo, perché sarebbe l'anticamera della terza guerra mondiale. Su questo il governo italiano è tutto compatto. Aiutare un popolo aggredito a difendersi? Sì. Aiutare qualcuno ad avvicinare i nostri figli alla terza guerra mondiale? Assolutamente no. Probabilmente a molti interessa, molti stanno lavorando perché la guerra finisca, probabilmente anche in Europa c'è qualcuno che ha interesse economico a che la guerra non finisca. E bisogna fermare questi matti, perché col nucleare, io parlavo del nucleare civile per riscaldare gli ospedali e le scuole, col nucleare militare non si scherza, quindi pensare di bombardare in Russia è da scriteriati, assolutamente conto che l'Italia mantenga sempre la sua posizione di equilibrio. Allora, siccome il derby l'abbiamo già scansato, abbiamo risolto il problema, mi dica un po', se si avvicina la scadenza di Pontida, cos'è la nascita, visto che ci saranno diversi esponenti europei, e la nascita di una internazionale sovranista, che cos'è? Di una Lega sovranista in Europa? No, molto semplicemente la Lega fa parte a Bruxelles del terzo partito, del terzo gruppo a livello europeo, diverso dai socialisti e dai democristiani, e a Pontida verranno il premier ungherese, verranno gli olandesi al governo, gli austriaci che andranno al governo, ci saranno contributi dei francesi, portoghesi, dal Brasile, e quindi stiamo lavorando a un'alleanza internazionale per fare più forte l'Italia, perché da soli evidentemente non ce la facciamo, e quindi per me che il governo italiano e per quello che riguarda il mio movimento, la Lega, siano visti con affetto e attenzione in tanti paesi del mondo, per me che ci sia una persona come Elon Musk che commenta il processo che
di cui sono in questo momento partecipe, o per me dire altri politici non lo fanno e non lo dicono. Io lo dico perché se sono convinto di una cosa ritengo che sia anche un mio dovere dirlo. Poi hai parlato di guerra, hai parlato di economia, ecco, ci sono le elezioni in Liguria il 28 ottobre che sono fondamentali, ma ci sono anche delle altre elezioni che saranno condizionanti, io spero nel bene, per il futuro dell'Italia nei prossimi anni, e sono il 5 novembre e sono negli Stati Uniti, e io mi auguro con tutto me stesso che gli americani scelgano Trump e scelgano i repubblicani, perché significherebbe riportare un po' di ordine, un po' di equilibrio a livello planetario. Quindi che la Lega abbia certe partnership e certe alleanze oltreoceano e in Europa per me è solo motivo di orgoglio. Lei prima parlava di Marco Bucci, poi la lascio, ma che obiettivo si è dato in Liguria come Lega? Vincere come centrodestra e avere un ottimo risultato come Lega. Noi candidiamo in provincia di Genova, in Portofino e anche in provincia di Genova una persona eccezionale come Edoardo Rixi, che per la Liguria dal Ponte Morandi in poi ha portato risorse incredibili e ha portato energie e idee. Fammi chiudere, io adesso vado a Genova perché abbiamo un incontro anche con Marco Bucci. È un ottimo sindaco, però dico qualcosa in più, che visto che ha qualche piccolo problema di salute e visto che magari in famiglia avrebbero preferito altro, il fatto che abbia detto io combatto non solo per la mia salute, ma combatto anche per la mia gente e quindi getto il cuore oltre l'ostacolo e i prossimi anni io li dedicherò alla mia terra, va al di là della politica ed è veramente una persona eccezionale e coraggiosa. Quindi spero con tutto me stesso che diventi governatore, perché una persona che fa questa scelta è una persona profondamente innamorata della sua terra. Bene, grazie, noi ci fermiamo qui perché ci sono già gli ospiti che attendono. Eccoci. Ho rispettato rigorosamente i tempi, mi hanno detto...